del falso Green Pass utilizzato in un asilo nido di Mestre fa scoppiare la rivolta dei genitori per le disposizioni comunali di ingresso e uscita dei bimbi definite confusionarie e caotiche, fissato tavolo urgente l'11 ottobre. Il titolare del parco acquatico Caribe Bay traccia un bilancio negativo sulla stagione estiva fortemente penalizzata dall'utilizzo del Green Pass e lancia un messaggio al governo. È stato arrestato dalla polizia l'uomo che a giugno ha tentato una rapina alla sala slot di Marghera ferendo a coltellate un dipendente che non voleva dargli l'incasso. Da gennaio 2021 sono 48 le vittime rilevate nei luoghi di lavoro in Veneto, 7 nel solo mese di agosto, lo studio dell'osservatorio Vega Engineering. Andrà a processo il quindicenne che lo scorso 22 marzo ha coltellato Marta Novello mentre stava facendo jogging a Mogliano Veneto. Il vigile del fuoco che insieme alla sua squadra ha salvato un uomo che stava tentando il suicidio, il sindacato ha chiesto un riconoscimento ufficiale per il loro lavoro. Venezia protagonista dall'Expo di Dubai, il gioiello veneto portato come esempio di un laboratorio locale e modello internazionale per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, l'avete sentito, il caso del falso Green Pass utilizzato in un asilo nido fa scoppiare la rivolta dei genitori anche delle materne per le disposizioni comunali di ingresso ed uscita dei bimbi definite confusionarie e caotiche. Fissato il tavolo urgente lunedì 11 ottobre. Finalmente, con grave ritardo, l'amministrazione comunale ha convocato il tavolo sui servizi educativi che avevamo chiesto come CGL. L'incontro sulla gestione del Green Pass negli asili comunali, ovvero nidi e materne, fissato per l'11 ottobre dalle 15 alle 16 in modalità web, come deciso dal comune. A far scoppiare il caso, la falsa certificazione verde esibita nelle scorse ore da una mamma di nazionalità moldava al nido Trilli in Viale San Marco a Mestre e che ora si è vista recapitare una doppia denuncia, una sanzione amministrativa per violazione delle norme anti-Covid e una penale per sostituzione di persona. Al vaglio il provvedimento da intraprendere nei confronti del papà di nazionalità italiana che si era prestato allo scambio del Green Pass e che, scoperto, aveva anche aggredito verbalmente, tentando una colluttazione, l'operatrice scolastica. Anche il controllo dei Green Pass serve personale dedicato per questi compiti. Quello che è accaduto al nido Trilli, i momenti di tensione nelle scuole sono quotidiani perché il personale, sia ausiliario che educativo, non riesce più a reggere le pressioni quotidiane che ci sono sulle scuole. Questa amministrazione non deve assumere generici impegni, ma deve fare fatti concreti. Prima di questo episodio al Trilli, forte tensione anche alla materna Vecellio, sempre in Viale San Marco, per via della confusione generata nelle famiglie con e senza Green Pass dalle disposizioni comunali che cambiavano di giorno in giorno e che ora come allora non considerano il centro della questione, ovvero il superiore interesse del bambino, così come disposto tra l'altro anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, così i genitori. È chiaro che non è possibile consegnare un bambino in 10 minuti, perché non è un pacco Amazon. La scuola comunale va salvaguardata e preservata, le parole sempre del sindacato. Quindi ci aspettiamo che l'11 arrivino impegni chiari sulle assenzioni e sui potenziamenti degli organici, senza i quali, ci dispiace molto, ma la mobilitazione e la risposta delle lavoratrici sarà inevitabile. Assumere più personale ausiliario anche a tempo determinato, la soluzione proposta a gran voce dalla gente a Mestre sulla gestione Green Pass ai nidi comunali. Sta generando un acceso dibattito la questione della gestione Green Pass ai nidi comunali, a cominciare dagli orari. Soltanto 15 minuti il tempo a disposizione per l'ingresso e l'uscita dei bimbi con genitori senza certificazione verde. Che poi in genere poi i genitori lavorano, quindi hanno anche loro fretta e allora bisogna agevolare l'ingresso e l'uscita. Forse all'ingresso bisognerebbe fare due file, uno con Green Pass e uno senza Green Pass. Perché un quarto d'ora non basta, anche perché io a casa mia ho solo io il Green Pass, mio marito non ce l'ha. Quindi lui non ha il diritto di andare a portare la bambina quando vuole e riportarla quando vuole. Se io ho un problema come faccio?
Eh già, perché stando alle direttive comunali, i bimbi di genitori senza Green Pass devono stare all'asilo obbligatoriamente e militarmente 9 ore di seguito, con l'unica uscita prevista al pomeriggio, dalle 16.45 alle 17. E vanno in un quarto d'ora, che sono tutti senza Green Pass. C'è più rischio, credo io. Invece forma coda, vero? Sì, si forma coda e sono senza Green Pass, quindi possono essere anche positivi al virus, chi lo sa. In 15 minuti, se vanno 10 persone tutte attaccate l'una con l'altra... C'è da aggiungere che sempre i bimbi di famiglie senza Green Pass devono essere accompagnati all'uscita o dalle ausiliarie o dalla maestra, con gli altri piccini che rischiano di restare in classe da soli in questo frangente di tempo. E ci sono tanti giovani che aspettano un'occasione per poter fare qualcosa, per insomma, sì, guadagnare quel poco, ma guadagnare insomma. E infatti potrebbero assumere del personale a tempo determinato. Ed emerge un'altra problematica, fino ad ora rimasta sommersa. I certificati Covid di altri paesi terzi non sono ancora stati validati in Unione Europea, quindi restano fuori dai nidi. I miei genitori sono vaccinati, hanno il Green Pass, ma non hanno il certificato in Italia. Quindi loro sono stati vaccinati in Albania e qua non viene riconosciuto il loro Green Pass sull'app che c'è sul telefono da scannerizzare. Quindi io adesso dovrei fare 30.000 pratiche per chiamare il Ministero della Salute e trovare un altro Green Pass con cui posso farli entrare loro. Ed il Green Pass non ha reso la vita facile ai parchi acquatici, se ne parla il titolare del Caribe Bay a Jesolo, che lancia un messaggio al governo. Un saldo anche molto negativo perché questa richiesta di Green Pass ci ha colpito pesantemente, anche perché rispetto ad altri paesi che il Green Pass è stato messo ai 18 anni e da noi era ai 12 anni, quindi diventava difficile pensare che una famiglia con dei ragazzini potessero essere vaccinati e di conseguenza la perdita che ci arrivava dagli altri parchi in Francia che l'avevano già adottato era intorno al 50%, più o meno questo è stato il valore anche qui in Italia. Il titolare del parco acquatico di Jesolo Caribe Bay traccia un bilancio negativo sulla stagione estiva, fortemente penalizzata dall'utilizzo del Green Pass. Lui, che a inizio estate era pronto a partire nel pieno rispetto delle regole anti-Covid e che faceva fatica a trovare anche del personale, si è ritrovato a dover far fronte a questa richiesta a stagione avviata. La cosa che ci ha colpito particolarmente è stato che abbiamo saputo a fine di luglio il fatto di dover richiedere il Green Pass. Noi eravamo preparati con quello che era il protocollo Covid, le capienze limitate nei parchi, però la richiesta così del Green Pass è stato veramente un fulmine al ciel sereno, perché si parla di fine luglio e la norma era il 6 di agosto. Dopo una serie di verifiche, la normativa ha permesso di non richiedere il Green Pass in quanto struttura all'aperto, dalle piscine alla ristorazione. Sui ristori pareschi non vede soluzione, mentre la richiesta al governo va ben oltre. Chiedere di dare la possibilità di poter investire e magari a tassi agevolati, magari dando la possibilità di fare investimenti. Questo sarebbe già molto molto importante. Chiaramente se ci fossero degli aiuti anche europei come ci sono in altri settori ci farebbe immensamente piacere. Siamo alla cronaca. È morto in circostanze ancora da accertare a Londra Armando Zamparini, figlio 23enne dell'ex patron del Venezia Calcio Maurizio Zamparini e della sua compagna Laura Giordani. Armando Zamparini era in Inghilterra per ragioni di studio. Ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d'albergo. È stato arrestato l'uomo che a giugno ha tentato una rapina alla sala slot di Marghera ferendo a coltellate un dipendente. La squadra mobile di Venezia ha arrestato il 31enne magrebino che lo scorso 23 giugno aveva tentato una rapina nella sala slot all'angolo tra via Bottenigo e via Fratelli Bandiera a Marghera.
era entrato dirigendosi subito alle casse e minacciando un dipendente per ottenere i soldi. Lui però aveva tentato di resistere e dopo una colluttazione il 31enne aveva estratto un coltello ferendo il cassiere più volte e poi fuggendo senza il denaro. Sono state le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, oltre alle testimonianze, a mettere gli investigatori sulla pista giusta. Il rapinatore, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti, una volta individuato è stato denunciato. Successivamente il giudice del Tribunale di Venezia ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Stessa sorte per un italiano di 23 anni responsabile di aver rubato da un'abitazione di Mestre un'automobile e due biciclette di valore. Dopo varie indagini è stato identificato e accusato, oltre che di furto aggravato, anche di ricettazione, perché durante la perquisizione in casa sua la polizia ha trovato degli oggetti che erano stati rubati nella parrocchia di San Lorenzo. È invece della squadra volante il doppio arresto di due ladri che avevano rubato dei prodotti in due supermercati di Chirignago e Spinea e sono stati intercettati proprio mentre cercavano di fuggire a bordo di un autobus. La volante si è messa all'inseguimento riuscendo a fermare i due uomini che a seguito del controllo sono stati trovati in possesso della merce rubata. Arrestati per furto saranno giudicati per direttissima. Ed ora parliamo invece di infortuni sul lavoro. Ho presentato lo studio 2021 sull'andamento veneto dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Marghera. Infortuni sul lavoro, 9 le persone morte nel veneziano nei primi 8 mesi di questo 2021, da gennaio 48 le vittime sui luoghi di lavoro in Veneto, 7 nel solo mese di agosto e 15 i lavoratori che hanno perso la vita in itinere. Verona, la provincia più coinvolta dall'emergenza morti bianche, con 11 infortuni mortali. Seguono Treviso con 13 decessi, Padova con 11, più che raddoppiati rispetto al 2020 quando erano 5, e all'ultimo posto Belluno con 3 decessi. Così la regione rimane al 7° posto nella graduatoria nazionale per numero di decessi sul posto di lavoro, ma è bene sottolineare come il Veneto faccia rilevare un indice di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa che risulta essere ancora tra i più bassi in Italia. Andrà a processo il 15enne che lo scorso 22 marzo accoltellò Marta Novella mentre stava facendo jogging a Mogliano Veneto. Sarà il 22 novembre la prima udienza a carico del 15enne che lo scorso marzo accoltellò Marta Novello mentre stava facendo jogging. Un fatto che sconvolse la comunità. La procura presso il Tribunale per i minorenni ha infatti chiuso le indagini preliminari con rito immediato, formulando a carico del ragazzo le imputazioni di tentato omicidio e tentata rapina. Il ragazzino è ancora detenuto nel carcere minore di Treviso. Ora sarà il suo legale a decidere se chiedere o meno un rito alternativo che per i minori è quello abbreviato, che consentirebbe al 15enne di poter godere di uno sconto pari ad un terzo la pena totale. Si è conclusa anche la consulenza psichiatrica affidata al professor Camerin. Sembra essere stata esclusa una vera e propria infermità mentale, ma sarebbe emerso un giudizio di immaturità. Se così fosse, questo potrebbe portare ad una dichiarazione di non imputabilità. Bisognerà attendere il 22 novembre per capire quale sarà la strada scelta dal legale del giovane, l'avvocato Matteo Scussat. L'aggressione fu in via Marignana, Mogliano Veneto, lo scorso 22 marzo. Marta, 26enne, venne aggredita e coltellata una ventina di volte dal 15enne che voleva derubarla. La giovane ha subito vari interventi chirurgici. Ha distrutto oggetti, mobili, poi è sceso e ha danneggiato anche la macchina della sua compagna. È stato denunciato un 40enne di Oriago di Mira dopo una violenta lite con la sua convivente. Adesso dovrà trovarsi un'altra sistemazione. Per i suoi confronti è stato disposto anche un ordine di allontanamento. Sono intervenuti i carabinieri. Ed ora sentiamo invece le parole del vigile del fuoco che insieme alla sua squadra ha salvato un uomo che stava tentando il suicidio. Il sindacato ha chiesto un riconoscimento ufficiale per il loro lavoro. Una persona aveva una corda legata al collo, minacciava di buttarsi dal balcone del secondo piano della propria abitazione. Abbiamo fatto un primo tentativo di ingresso dalla porta principale, non è andato a buon fine. E insieme ai carabinieri di Milano abbiamo deciso di entrare da una finestra posteriore e da là sono entrato insieme al caposquadra Andrea Zampieri che ha coordinato il tutto dall'interno e abbiamo aperto la porta principale, sono entrati i carabinieri
E da là è venuto un, tra virgolette, un blitz, dove siamo riusciti ad afferrare la persona, riportarla all'interno dell'abitazione con poca difficoltà e consegnarla al 118 per le cure del caso. Nell'appartamento c'erano anche una mazza, una katana, un'alabarda. Un intervento delicato e difficile, ma andato a buon fine, e per cui il segretario provinciale Davide Meli del sindacato Federdistat CISL di Venezia ha scritto una lettera al comandante provinciale del corpo Mauro Luongo per chiedere un riconoscimento formale, un elogio al personale intervenuto che ha dimostrato coraggio e grande professionalità ben oltre, ha detto Meli, lo svolgimento del proprio dovere. Il sindacato ha voluto accendere un riflettore sull'episodio perché sia un episodio che faccia riflettere il cittadino per l'operato giornaliero che le forze dell'ordine, il 118 e i Vigili del Fuoco, ogni giorno prestano per il soccorso e per il benestare, insomma, delle persone. L'episodio risale al 22 settembre scorso, ma ad oggi non è ancora arrivato il riconoscimento. Posso solo dire che è da elogiare tutta la squadra, anche i colleghi di Mestre che sono intervenuti in supporto. A mio avviso, appunto, deve essere uno spunto di riflessione per l'operato di queste persone, insomma, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che fa tutti i giorni. Ecco perché sarebbe soddisfacente per tutti, compreso Mattia, aspirante cinofilo, ricevere un riconoscimento del proprio operato. Venezia grande protagonista all'Expo 2020 di Dubai con la prima oggi. Il gioiello veneto portato come esempio di un laboratorio locale, modello internazionale per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici. Venezia protagonista per sostenibilità al padiglione Italia all'Expo 2020 di Dubai. A rappresentare la città e gli Emirati Arabi, naturalmente, il sindaco. Grande onore, un grande piacere, perché i primi 8 giorni sono interamente dedicati a Venezia. Venezia come bellezza, ma Venezia anche come simbolo di sostenibilità. Qui è presente all'Expo, dove si guarda al futuro. Alla prima esposizione universale nel mondo arabo, l'Italia protagonista assoluta inoltre del Program for People and Planet, programma per la gente e per il pianeta, dedicato ai cambiamenti climatici e alla resilienza degli ecosistemi montani, di cui Venezia ne è direttamente interessata. Nella giornata del 3 ottobre, uno dei due forum dedicati alla città lagunare lancerà la candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità, spiega Brugnaro. Noi dobbiamo dovere di agire concretamente e per dare risposte appunto efficaci e anche immediate a quelle che sono le tematiche ambientali che propongono i giovani, i nostri bambini, persone che vogliono un mondo diverso, un mondo migliore, ma devono essere cose realizzabili e concretamente fattibili. A Venezia l'abbiamo cominciato, abbiamo candidato la città, il comune, assieme alle grandi imprese, assieme alla regione Veneto, assieme anche al governo, abbiamo candidato Venezia come capitale mondiale della sostenibilità. Rilanciamo questa idea, pensiamo che a Venezia gli effetti dei cambiamenti climatici si sono già visti, si vedono, abbiamo ancora da affrontare, da risolvere i problemi che abbiamo avuto della chimica a Porto Marghera, abbiamo il problema delle grandi acque. Da oggi Benno Albrecht, professore ordinario di composizione architettonica e urbana, è il nuovo rettore dell'Università UAV di Venezia, il 12° in 95 anni di storia dell'Ateneo. Eletto il 24 giugno 2021, succede nella carica ad Alberto Ferlenga per i prossimi 6 anni, nato a Caracas, da famiglia triestina, si è laureato allo UAV con Vittorio De Feo, ha ricevuto premi di architettura per le opere e per i progetti realizzati, ha vinto concorsi di progettazione nazionali ed internazionali. Ha collaborato anche alla redazione di numerosi piani regolatori, tra cui quello vigente di Venezia. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. Sabato 2 ottobre tempo ancora buono, da domenica invece inizierà un graduale peggioramento, ma vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per il passaggio di nubi alte. Tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, specie verso sera, ma precipitazioni in prevalenza assenti.
Temperature stazionarie, minime tra 10 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche addensamento. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, anche in questo caso avremo qualche annuvolamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperatura minima intorno ai 12 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.